personaggio dell'Uomo Ragno torna alle origini con un titolo ispirato al fumetto e non ad un film. Prodotto da Activision, il nuovo Spider-Man Web of Shadows, in Italia il Regno delle Ombre, non presenta una storia basata sulla saga cinematografica dell'eroe, bensì su una storia originale. Si torna a New York in un'avventura free roaming, con la grande mela ridotta al torsolo dalla più grande contaminazione di simbionti che si ricordi. Venom ha messo la città in ginocchio, trasformando la popolazione in suoi mostruosi alleati. Lo SHIELD, società extragovernativa dell'universo Marvel, ha deciso di mettere in quarantena l'isola di Manhattan per contenere la contaminazione. Solo un eroe potrà risolvere la disperata situazione, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Durante il procedere della storia, incontreremo alcuni tra i più grandi alleati e nemici dell'eroe, primo dei quali Luke Cage, che ci aiuterà a sviluppare le nostre doti di combattimento acrobatico e ci assegnerà le nostre prime missioni. Con una città che pullula di criminali e simbionti, i poteri dell'Uomo Ragno potrebbero non bastare. È per questo che anche il nostro eroe dovrà ricorrere ai poteri della contaminazione, sfruttando la Black Suit, versione infetta del costume classico, che scatenerà la parte meno caritatevole di Peter. Il passaggio tra i due costumi avviene in tempo reale tramite pressione dell'apposito tasto, anche durante animazione combo, permettendo di concatenare attacchi di rara potenza. Mentre la tuta classica porterà vantaggi in agilità e velocità d'attacco, con la nera avremo a disposizione attacchi potenti ad ampio raggio. Battendo i nostri avversari e raccogliendo particolari collezionabili, guadagneremo punti da attribuire separatamente ad uno dei costumi del protagonista, potenziandone gli attacchi e sbloccandone di nuovi sempre più scenografici. Durante le fasi di combattimento, eliminare avversari usando l'uno o l'altro costume sposterà un'apposita barra allineamento verso il bene o il male, portandoci quindi a dover cambiare le nostre tattiche a seconda dello stato che vogliamo tenere. Oltre a dover decidere come comportarci durante gli scontri, vi sono alcuni momenti chiavi della storia in cui saremo messi davanti a una scelta netta. Queste determineranno grossi cambiamenti nella barra allineamento, oltre che portare differenti finali del gioco. Durante l'avventura, gli eroi e nemici che incontreremo si renderanno disponibili ad aiutarci dopo averli convinti attraverso particolari eventi. L'affascinante Black Cat, ad esempio, dovrà essere battuta in una sfida di combattimento ed agilità, mentre il celebre Wolverine, dopo un duro scontro, ci farà delle domande sul mondo di Spidey, a cui dovremo rispondere correttamente, dimostrando di non aver perso coscienza a causa dell'infezione. Ottenuta la loro fiducia, potremo chiamarli in nostro aiuto, quando avremo riempito un apposito indicatore e tenerli con noi finché lo stesso non si consuma. Anche in questo caso, il nostro allineamento è importante, dato che se sarà positivo, potremo scegliere tra uno degli eroi sbloccati da chiamare in aiuto, mentre se saremo cattivi, potremo essere aiutati solo dai nemici che avremo sconfitto sino a quel momento. Nota di merito va al sistema di combattimento, che permette di sfidare ogni minaccia alla città su tre differenti piani. Si va dal classico combattimento a terra con calci e pugni, a quello verticale, dove resteremo attaccati a palazzi quasi senza rendercene conto, sino agli spettacolari scontri aerei, che raggiungono il massimo dell'enfasi nella sfida con Vulture, l'Avvoltoio. Grazie all'immancabile ragnatela ed un po' di abilità, riusciremo a stare in volo minuti interi, concatenando azioni acrobatiche, attacchi spettacolari e trasformazioni aeree. Graficamente, facendo un confronto su precedenti produzioni dedicate all'eroe Marvel, il gioco appare più maturo e realistico, ma la città e i nemici non convincono appieno. Manhattan è composta di palazzi ed elementi di contorno che appaiono poco definiti, ed in generale è visibile un eccessivo effetto pop-up, soprattutto nelle scene di swing tra i palazzi. Il modello del protagonista, degli alleati e dei supercattivi sono dettagliatissimi ed animati in maniera superlativa. Lo stesso non si può dire per i vari criminali, poliziotti e pedoni che circolano per le strade, poveri tanto nell'aspetto quanto nell'intelligenza artificiale e nella varietà di modelli. Dopo un'ora di gioco ci troveremo a combattere in continuazione sempre gli stessi personaggi, in scontri talvolta resi rapidi e divertenti dalle nostre nuove abilità, talvolta lunghi e ripetitivi a causa di quick time events sempre uguali. Per quanto riguarda la telecamera e gestione degli scontri, fortunatamente ci sono passi da gigante rispetto a passate edizioni. Grazie al senso di ragno possiamo inquadrare nemici anche oltre i muri dei palazzi. In più, questo potere sarà utile ad agganciare un bersaglio e tenerlo al centro dell'inquadratura. Spider-Man Web of Shadows fa della mancanza di una licenza cinematografica il suo punto forte. Il gioco è una piccola antologia sull'Uomo Ragno, in cui presenziano alcuni tra i suoi più popolari amici e nemici. Il sistema di combattimento e di evoluzione del personaggio sono realizzati ottimamente. Purtroppo, a far da contraltare al divertimento offerto dalle sfide con i boss, c'è l'eccessiva ripetitività delle azioni da compiere nelle missioni, come salvare civili feriti o combattere i nemici standard, che sapranno catturare la nostra attenzione solo per qualche minuto. Il
Il consiglio di acquisto è limitato a chi ama il personaggio di Spider-Man, gli eroi dei fumetti o in generale abbia voglia di un titolo action acrobatico e con qualche idea innovativa. È necessario però che il giocatore sia in grado di non farsi pesare i difetti citati, di cui molte produzioni sui supereroi non sembrano riuscire a liberarsi.